Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora io comincerei. Comincerò a condividere con voi il mio PowerPoint appena decide di partire. Ok, benissimo. Bene, allora, come diceva Ilaria, benvenuti a questo webinar di Casa delle Lingue in cui presenteremo il manuale DAI, manuale che stimola l'apprendimento. Abbiamo qui in questa prima slide le copertine, diciamo, dei quattro volumi che usciranno. Il volume DAI 1 è uscito la primavera scorsa, a gennaio, inizio del 2024 uscirà DAI 2, ci stiamo lavorando e successivamente adesso, bene, io le date non le ricordo, però dopo Ilaria ce le dirà, le date di uscita di DAI 3 e DAI 4, però a breve dopo. Dopo l'uscita di DAI 2 usciranno anche i livelli B1 e B2. Bene, allora io vi comincerei, diciamo, da questa prima riflessione barra attività, un'attività che sicuramente voi avete fatto tanto come studenti di lingue straniere in generale, tanto come insegnanti di italiano che si apprestano a fare le lezioni con i propri studenti di livello A1. E c'è la tipica attività di conversazione, di interazione orale. Di solito a che ora fai queste cose? Parlami con un compagno, diamo una serie di input, di verbi all'infinito, alzarsi, fare la doccia, fare colazione, andare al lavoro, pranzare, andare in palestra, cenare, andare a letto e poi un modello, tu a che ora ti alzi? Di solito alle 7:30 e tu io alle 8. Una classica attività in cui gli studenti devono mettere, diciamo, in moto determinate conoscenze, ha un chiaro obiettivo che è quello di far pratica, diciamo, delle abilità, delle attività quotidiane, dell'abilità dell'orale e fondamentalmente porta gli studenti a fare un uso attivo dei verbi al presente, fondamentalmente, diciamo, nelle persone io e tu. È un'attività comunicativa, però se la guardiamo con attenzione è anche un'attività ripetitiva, nel senso che in fondo, lo studente che sta facendo questa attività, tu a che ora ti alzi? Di solito alle 7:30 e tu io alle 8. Tu a che ora fai la doccia? Di solito alle 7:45 e tu io alle 8:15. A che ora fai colazione? Alle 8:30 e tu alle 8:15 e via dicendo. In realtà, per fare questa attività non c'è una reale necessità di ascoltare il compagno. Perché io studente che entro nel gioco del contratto didattico tra insegnante e studente, mi metto nei panni di quella persona che deve fare pratica, d'accordo? Però in realtà ho io un vero interesse per chiedere ai miei compagni a che ora fanno tutte queste attività? Forse sì, però molto probabilmente no, perché è un'attività, diciamo, fine a se stessa. Cosa succede invece quando noi diamo un obiettivo particolare o un obiettivo che va al di là dell'attività che abbiamo appena commentato? Quello che succede è che insieme, a un compagno
Se dico l'istruzione che do ai miei studenti è insieme al compagno prepara delle domande per scoprire se in classe ci sono più mattinieri e più nottamboli, i miei studenti quello che devono fare non è solamente ripetere in modo meccanico la domanda, bensì devono crearla in modo diciamo spontaneo, individuale o in coppia, comunque devono mettere in moto determinate conoscenze che loro hanno e diventa fondamentale l'ascolto attivo, cioè diventa fondamentale ascoltare quello che dice il compagno, perché poi alla fine quello che devo fare io come studente è dire se in classe ci sono persone più mattiniere o persone che invece preferiscono vivere di notte. D'accordo? Quindi do un obiettivo che va al di là dell'attività in sé. Non è semplicemente più un'attività per far pratica, un'attività orale, comunicativa, però per far pratica, però è un'attività che mi permette di far pratica, però che ha anche un obiettivo comunicativo chiaro. Devo decidere se ci sono più persone mattiniere o più nottambuli. Quali sono le differenze fra questi due approcci, al di là delle cose che io ho appena commentato? Io vi direi di provare a pensare molto rapidamente o comunque anche con più calma, d'accordo? Però in così dedicare qualche minuto a leggere queste affermazioni che avete sullo schermo e indicare se le abbinereste all'attività A, cioè tu a che ora ti alzi, io mi alzo alle 8 e tu io alle 8 e un quarto, oppure alla B, che era l'attività di trovare le persone più mattiniere o le persone più nottambule. Se volete potete anche commentare nella chat. Prendiamoci qualche minuto, 2 o 3 minuti. Dice: c'è un piano di lavoro, un percorso con obiettivi definiti. La seconda è: l'attività serve sempre per fare cose con la lingua e non solo per imparare la lingua. L'attività potrebbe avvenire fuori dall'aula. Non c'è la necessità di ascoltare il compagno. Attiva processi cognitivi e comunicativi. C'è un obiettivo comunicativo, mantiene la connessione con l'attività reale della vita, il raggiungimento dell'attività dipende dall'interazione tra gli studenti, l'attenzione punta sul contenuto comunicativo e sulle forme linguistiche e c'è un risultato finale. Cosa ne direste? Quali di queste voi abbinereste alla A e quali di queste voi abbinereste invece alla B? Adesso non sto vedendo la chat, non so se qualcuno di voi sta scrivendo. No, per ora Non nessuno. c'è nessuno? Ok, sì, perché mi è sparita dallo schermo. Vediamo di commentarli quindi un po' insieme. Come avevo già annunciato prima, no, il fatto che questi studenti insieme devono mettersi, pensare le domande, scrivere le domande, fare le domande, sì, effettivamente c'è un piano di lavoro, c'è un percorso con degli obiettivi definiti nella, attività B. L'avevo detto già prima, no? Che sono delle attività per fare cose con la lingua e non solo per imparare la lingua, d'accordo? Non solo per far pratica, come in questa attività concreta, dei verbi all'indicativo presente, ma per fare qualcosa che potrebbe anche essere realizzato fuori dall'aula e addirittura nella propria lingua, cioè
Io posso immaginare una situazione in un bar, un gruppo di amici che parlano e si chiedono tu a che ora ti alzi, io mi alzo alle, tu alle, dicendo l'ora, mi alzo alle 6 e tu a che ora ti alzi, e alla fine decidere se siamo un gruppo di persone mattiniere o di un gruppo di persone nottambule. Cioè questa l'idea che c'è dietro all'approccio. Nel caso dell'attività B non c'è realmente, c'è realmente la necessità di ascoltare un compagno, cosa che invece, come dicevamo prima, nell'attività A non necessariamente, perché io posso semplicemente cambiare e coniugare il verbo che ho nelle caselle sopra il modello dell'attività che abbiamo commentato prima, però in realtà senza ascoltare la risposta del compagno. Attiva dei processi cognitivi comunicativi, è vero che anche l'attività B ne attiva, però ovviamente nell'attività B sono più complessi, perché lo studente è più implicato nelle attività che sta realizzando. C'è un obiettivo comunicativo che va al di là, diciamo, della semplice parlare delle ore delle attività quotidiane, c'è quest'altro obiettivo comunicativo, mantiene la connessione con le attività reali della vita, come dicevo prima, potrebbe essere una conversazione in un bar nella lingua dello studente con i suoi amici. Il raggiungimento dell'attività dipende dall'interazione tra gli studenti, che è legato al punto, diciamo, 4, questa necessità di ascoltare lo studente compagno, no? L'altro studente. L'azione punta sul contenuto comunicativo e sulle forme linguistiche. Non è più solamente un'attività di pratica, anche se orale, anche se vogliamo più comunicativa, ma ha una carica comunicativa importante perché aiuta lo studente a svolgere un compito che è quello di decidere chi è la persona più mattiniera, la persona più invece nottambula. E c'è questo risultato finale che, ripeto, sarebbe questa nel nostro caso, decidere chi sono le persone che hanno queste caratteristiche. Quindi se partiamo dall'analisi di queste due attività pratiche, possiamo dire che nel caso dell'attività A ci troviamo in un caso di sillabo nozionale funzionale in cui il nostro, diciamo, la funzione che metteremo in pratica sarebbe parlare delle abitudini giornaliere, d'accordo? Se invece mi trovo in un contesto di approccio orientato all'azione, che sarebbe il caso dell'attività B, ci troveremmo in una descrizione tipo quella che avete sullo schermo. Parlate delle vostre abitudini giornaliere, quindi ovviamente c'è questa parte comune, e degli orari per decidere chi del gruppo è la persona più mattiniera. Spiegate agli altri gruppi i risultati e tutti insieme decidete chi è la persona più mattiniera della classe. Quindi vedete che la complessità anche nelle istruzioni è evidente. Vorrei far notare che oltre a quello che abbiamo detto prima, cioè che lo studente deve pensare alle domande, deve scrivere le domande, deve fare le domande, deve capire le risposte, oltretutto si dà la possibilità di spiegare agli altri gruppi i risultati che ogni gruppo ha ottenuto. Questo cosa vuol dire? Che parlando strettamente di questioni puramente linguistiche, prima dicevo che quella conversazione a che ora ti alzi, io mi alzo, era fondamentalmente tra la prima persona e la seconda persona del singolare.
Quando metto lo studente in situazione di dover spiegare agli altri gruppi i risultati del proprio gruppo, probabilmente deve usare anche altre persone. Noi, che siamo persone mattiniere, e voi che tipo di persone siete? D'accordo? Quindi dà la possibilità di mettere in moto più contenuti, più conoscenza della lingua. Della lingua che stiamo imparando nell'italiano. Quindi diciamo che il compito in sé è un'attività o una sequenza di attività che conducono al raggiungimento di questo obiettivo comunicativo che è molto concreto e condiviso. Possiamo dire che è un'esperienza totale con la lingua che lo studente deve realizzare sia in aula che fuori, in cui vi è questa bifocalizzazione, cioè c'è un momento in cui lo studente sofferma la propria attenzione sull'uso della lingua in modo da poter trasmettere un'idea, a momenti in cui invece si riflette sulla forma, cioè sulla struttura, sulla forma grammaticale, linguistica, lessicale, che permette allo studente di esprimersi con più sicurezza e con più proprietà. Quindi questa alternanza tra la comunicazione e la riflessione, che appunto in base a studi che sono stati realizzati sembra che sia una delle chiavi per il successo nell'apprendimento delle lingue straniere. Questa autocitazione proviene da un libro pubblicato da Casa delle Lingue in cui ci sono vari articoli o vari capitoli su diversi aspetti dell'approccio orientato a lezione che sicuramente magari se avete, potete chiedere a Ilaria di dopo di magari anche di parlarne. Bene, torniamo al manuale DAI. Dicevo all'inizio che il livello A1 è già sul mercato, la 2 lo sarà a breve, il B1 e il B2 tra l'anno prossimo, fine seconda parte dell'anno prossimo, il B2 probabilmente all'inizio del 2025, è formato da libro dello studente, esercizi e un'ampia gamma di risorse che sono disponibili gratuitamente sul sito di Casa delle Lingue. Un manuale che prevede, diciamo, un percorso dentro le varie unità in cui vi è una progressione costante che permette allo studente di arrivare al momento della produzione in modo semplice e naturale. Cioè, ci preoccupiamo di dare agli studenti tutti i contenuti necessari perché quello studente sia in grado di risolvere il compito che gli è stato affidato. Normalmente sono situazioni comunicative motivanti, variate e realiste, nel senso che sono situazioni in cui lo studente si può trovare al di fuori dell'aula. Ci sono contenuti che stimolano la riflessione culturale e interculturale, sono manuali molto ricchi da questo punto di vista. Apro una piccola parentesi con un aneddoto. Ricordo una collega che in Olanda lavorava con studenti, diciamo di una certa età che avevano un interesse per l'Italia, per l'italiano culturale e diciamo turistico, e che dopo aver letto dei testi che si presentavano nel manuale, che parlavano di diverse zone d'Italia, si sono preoccupati di tornare a casa e cercare su internet per verificare se quello che era scritto era veramente vero e con loro sorpresa hanno scoperto di sì. Quindi quando sono ritornati in classe con la nostra collega,
hanno detto, ma sai che è veramente vero quello che abbiamo letto l'altro giorno? Quindi, insomma, molto ricco da questo punto di vista. Testi scritti e testi orali autentici o verosimili, cosa intendo con verosimili? Cioè sono testi che si possono trovare al di fuori dell'aula, però magari adattati alle capacità linguistiche, no? A livello linguistico del nostro studente e che trattano comunque sempre tematiche molto attuali, molto attuali su vari fronti, d'accordo? Tanto dal punto di vista culturale come dal punto di vista di appunto, attualità e notizie. Ci sono video autentici integrati all'interno dell'unità didattica come input culturali linguistiche, vi sono attività ludiche per poter promuovere l'interazione e la produzione di divertimento. Un'ampia gamma di video, di esercizi video per introdurre e sistematizzare il lessico e la grammatica e poi un'edizione annotata per i docenti in formato cartaceo e un'edizione digitale in formato HTML sulla piattaforma Blink Learning. Quindi diciamo che un po' tutti possiamo trovare tanto materiale da poter utilizzare in classe e anche formati che magari possono avvicinarsi di più a diversi tipi di persone, di stili di lavoro, d'accordo? Chi preferisce lavorare su formati cartacei o chi invece preferisce lavorare su piattaforme come appunto Blink Learning. Che cosa contiene DAI? Non ripeto i vari livelli e l'approccio metodologico. Ogni libro è composto da 8 unità. Più un'unità zero di primo contatto, le pagine di cultura, c'è una pagina di cultura per ogni unità didattica, più un inserto culturale alla fine del libro, il Giro d'Italia, di cui parlavamo prima di questi colleghi in Olanda, e 6 pagine di esercizi più unità per unità. Oltre a questo ci sono i riassunti di grammaticale, i riassunti grammaticali e dei verbi. Com'è la struttura del libro? Ogni unità didattica è suddivisa in 9 sezioni. C'è una prima sezione che è Cominciamo, le vedremo adesso, quindi adesso le nomino semplicemente, la seconda Comprendiamo, poi un Osserviamo, Riflettiamo. Poi ci sono 2 sezioni di approfondimento del lessico e della grammatica, una parte dedicata al video, cultura e società, la preparazione per i compiti e i compiti. Quindi vediamo che passiamo le parole, no, che abbiamo letto sono indicative, passiamo da un inizio molto soft, nel senso che si tratta di riconoscere e introdurre il primo lessico fino alla complessità del compito, come per esempio quello che abbiamo commentato in precedenza. Vediamo anche questa alternanza tra la comunicazione. Quindi il comprendiamo, il prepariamoci ai compiti e i compiti specialmente, a momenti di invece riflessione come i punti 4 e 5. D'accordo? Questo non vuol dire che nei punti 4 o 5 non ci siano momenti di condivisione, perché noi sappiamo che anche riflettere sulla lingua comunicando con gli altri è un momento importante tanto per la comprensione della regola grammaticale come per sviluppare anche una competenza linguistica più specifica. Una cosa che ci sembra importante sottolineare è come questa sequenza di attività deve essere vista in funzione di chi stiamo parlando, cioè se stiamo parlando dell'insegnante, ovviamente l'insegnante la prima cosa a cui deve pensare se deve disegnare
si deve creare un'unità didattica con l'approccio orientato all'azione, la prima cosa che deve fare è pensare al compito. Una volta deciso il compito, deve pensare alla sequenza di attività e quindi vedere come quel compito, come preparare lo studente per svolgere quel compito. Invece, quando lo vediamo dalla prospettiva dello studente, cioè una volta che io insegnante ho preparato la mia sequenza didattica e il mio compito, gli studenti fanno i passi uno alla volta e quindi cominciano dal punto 1 della mia sequenza didattica per arrivare al compito. Questo lo dico perché è fondamentale capire che con questo approccio la cosa più importante di tutte è il compito che mi indica quali sono i contenuti che io devo lavorare in classe con gli studenti perché possano realizzare quel compito. Quindi molto spesso io credo che ora chi di voi ha già utilizzato Bravissimo, ha già utilizzato al dente, probabilmente è abituato, ma anche in questo manuale molto spesso si possono trovare degli aspetti grammaticali che in una grammatica tradizionale viene spiegato nella propria cioè interamente, completamente in un determinato momento, invece qui molto probabilmente troverete in alcuni casi delle spiegazioni che sono fatte o si utilizza un determinato contenuto in un determinato momento in quell'unità e in un'altra unità si finirà quel contenuto. D'accordo? Per esempio, io posso decidere di introdurre le preposizioni articolate che sono necessarie per poter parlare di vengo dal Brasile, d'accordo? E in un altro momento parlare della preposizione articolata sulla, d'accordo? Cioè, sempre in base alla necessità che mi viene indicata dal compito che devo svolgere. Nella sezione Cominciamo, è la prima sezione del nostro libro, è una doppia pagina, normalmente è accompagnata da immagini che aiutano a introdurre il tema dell'unità didattica. In questa prima pagina vengono chiariti fin dall'inizio gli obiettivi comunicativi, cioè quello che impareremo a fare e i compiti che dovremo fare, il collettivo e l'individuale. Normalmente queste attività sono accompagnate a, scusate, queste fotografie sono accompagnate da delle attività che hanno l'obiettivo di promuovere il primo contatto con il lessico dell'unità da un lato e dall'altro far apparire le conoscenze pregresse che i nostri studenti hanno su quell'argomento. Successivamente troviamo la sezione Comprendiamo. Vedete che in questa doppia pagina il testo input ha un'importanza fondamentale. È a partire dal testo che noi, da un lato, attiviamo la comunicazione e strategie per poter comunicare, e dall'altro, in questo caso mi riferisco specialmente al testo che avete nella seconda pagina, pagina 77, dove noterete che ci sono delle parole sottolineate in cui si porta lo studente a cominciare ad osservare determinati contenuti, in questo caso grammaticali e lessicali, che ci servono per portare avanti il nostro lavoro. Normalmente in questa doppia pagina ci sono delle indicazioni per
arrivare alle risorse che sono reperibili sul sito e sul canale YouTube di Casa delle Lingue. Li vedete in alto. Ribadisco che sono testi, documenti autentici e culturalmente molto significativi. Parlavamo prima di questo approccio verso la cultura, ci sono le pagine di cultura, però è un libro che è intriso di cultura, cioè la cultura appare ovunque, abbiamo visto attraverso le immagini della prima doppia pagina, attraverso questi testi che abbiamo in questa seconda doppia pagina. Successivamente troverete la sezione di Osserviamo e Riflettiamo. Ovviamente qui ci sono tutti quei contenuti che sono necessari per fare queste attività per poter parlare delle attività quotidiane. Quindi anche in questo senso vedete che ci sono delle parti sottolineate in giallo e in verde. Il giallo normalmente si riferisce alla grammatica, il verde normalmente si riferisce al lessico e che sono quei contenuti che sono oggetto di studio. Questo vuol dire che se il mio studente sta leggendo i testi che abbiamo a pagina 79 perché devono indicare a quale momento della giornata corrisponde ciascun post, che è, diciamo, l'attività di comprensione scritta, allo stesso tempo che stanno leggendo, che lo studente sta leggendo e si sta concentrando sull'obiettivo, rispondere a questa indicazione che viene data nell'istruzione in alto, però osserva che ci sono delle cose sottolineate e deve far no, risvegliare quell'attenzione o aiuta a risvegliare quell'attenzione che poi sarà focalizzata nei quadrati che vedete in giallo o che vedete in verde. Sono delle attività particolari che vengono chiamate di input rinforzato e che hanno proprio questo obiettivo, cioè richiamare l'attenzione dello studente. Si è visto in studi che utilizzare questa piccola tecnica aiuta lo studente a fissare l'attenzione su quella determinata quella determinata parola o struttura. In azzurro, vedete, alla pagina 78 ci sono le attività ludiche di cui parlavo prima e che aiutano a riutilizzare il lessico e le strutture che sono state utilizzate, oltre ovviamente a contribuire a creare un'atmosfera in classe rilassata che propizia sempre l'apprendimento. La sezione di Osserviamo e Riflettiamo, a differenza delle due sezioni precedenti, è una sezione che si sviluppa in tre pagine. Avevo già detto prima che la parte in giallo normalmente si riferisce alla grammatica, mentre questi quadri in verde sono invece del lessico. In questo caso vediamo che ci sono diverse tipologie di quadri o di attività dentro i quadri. Prima avevamo visto un'attività lessicale che era creare le collocazioni, in questo caso è un aiuto per sistematizzare e fissare il lessico che viene presentato, no? Sono un po' le parole che lo studente vuole ricordare, no? Sono questi obiettivi personali che lo studente si propone. Quando vi troverete di fronte a un testo in blu, si indica che
sono esempi di modelli di lingua per le produzioni orali e scritte, d'accordo? È molto importante offrire questi modelli per a volte chiarire quello che ci si aspetta dallo studente. La quarta sezione è l'approfondimento del lessico, si tratta di questa pagina in cui lo studente trova il lessico importante o fondamentale dell'unità tutto raccolto. Ci sono da un lato proposte di sistematizzazione delle collocazioni che sono state viste nell'unità. Normalmente c'è riferimento alla pagina, questo rende più facile il lavoro tanto a noi insegnanti quanto agli studenti quando stanno studiando, perché possono andare direttamente alla pagina per trovare gli esercizi e far pratica, e anche in questo caso c'è il rimando al video sul lessico e alle schede che potete trovare, che sono schede proiettabili. Ci tengo a ricordare le parole di Paul Nation, che è probabilmente la persona che più si è occupata dell'apprendimento del lessico negli ultimi anni. E Paul Nation dice che insegnare il lessico. Cioè che il lessico si deve insegnare con attività di input e di output focalizzate sul significato, d'accordo? Quindi viene un po' a sottolineare, o forse dobbiamo dire noi quando abbiamo creato questo materiale, abbiamo tenuto, conto anche degli studi di, Paul Nation, dato che, si crea sempre questo binomio input-output. Tanto per la grammatica come per il lessico. È anche importante ricordare che in questi studi si è visto che per ogni singola parola il contatto con la singola parola deve essere, no, cioè non basta trovare la parola una unica volta, ma si deve presentare il lessico in più momenti. L'apprendimento di ogni lessico avviene, dice Nation, come un processo cumulativo di esperienze linguistiche che permettono allo studente di entrare in contatto in modo diverso con quella parola. E questo lo potete trovare, come probabilmente avete notato, anche se non nel lessico concreto, nelle varie sezioni, perché prima abbiamo questa sezione in cui vengono attivate le conoscenze pregresse, viene introdotto il primo lessico, poi c'è quella comprensione del testo e quindi con a volte quelle attività di input rinforzato dove lo studente ha un secondo contatto con il lessico che è oggetto di apprendimento di quell'unità, poi c'è l'osservazione, la riflessione nelle pagine successive, quelle dedicate appunto a osservare e riflettere, poi c'è la pagina del lessico. Quindi lo studente ha più momenti per entrare in contatto con il lessico. E dopo ci sono le attività di produzione, cioè non che non ci sia produzione fino a questo momento, perché ogni attività ha una piccola produzione orale, una piccola produzione scritta una volta che è stato analizzato il testo input, però poi ci sono le attività di produzione del compito in cui devono mettere in moto, diciamo, tutto quello che hanno imparato nell'unità. Quindi c'è un costante ritorno al lessico o sul lessico. Bene, qui abbiamo alcuni esempi concreti delle varie sezioni. Il primo esempio, appunto, è tratto dalla prima doppia pagina. Il secondo, Fai colazione con cappuccino e cornetto, è la seconda doppia pagina. C'è il modello orale in modo da poter
da poter produrre e anche però osservare, perché vi ricordo che le parti sottolineate sono parti che poi si devono osservare, e questa sistematizzazione di cui parlavamo. Quindi vedete come il lessico viene lavorato e viene poco a poco strutturato insieme allo studente. Dicevamo prima che ci sono questi i video di grammatica e di lessico. Io adesso, se riesco, vorrei farvi vedere un pezzettino, però mi sa che il mio computer questa sera non è d'accordo, quindi faccio finta di niente, poi semmai chiedo aiuto a Ilaria, se lei magari riesce a farlo, spero. Grammatica e comunicazione. Dicevo all'inizio, quando ho letto la lista delle sezioni, che c'è questa sezione dedicata alla grammatica. Vi ricordo che il colore giallo è la grammatica, sempre. Quindi, non ho ancora detto, però in questo manuale, così come nei due precedenti, lavoro sulla grammatica, un lavoro prettamente induttivo, in cui lo studente lavora insieme ai compagni, insieme allo studente, per capire il funzionamento della lingua, però poi abbiamo queste due pagine in cui viene fatto un riassunto degli aspetti culturali, scusate, degli aspetti principali che vengono trattati in quell'unità. Queste doppie pagine possono essere utilizzate in vario modo. Da un lato, possono essere usate per fare un lavoro perché gli studenti facciano un lavoro autonomo, cioè cercano di capire il funzionamento di una determinata regola e poi posso dire ora controlla la pagina 82, cosa si dice, assomiglia o non assomiglia a quello che tu hai pensato. Possono essere ovviamente usate come ripasso per gli studenti quando devono prepararsi per un esame. È un punto di riferimento comunque sempre per gli studenti in un momento di un dubbio. È una spiegazione grammaticale pensata per gli studenti, per apprendenti, non per gli insegnanti che sono esperti nella materia, d'accordo? Sono pensate per persone che si avvicinano alla lingua non per diventare esperti come voi, ma per essere dei semplici utenti della lingua, delle persone che usano la lingua. In questa stessa pagina ci sono anche delle attività che sono incentrate sugli obiettivi comunicativi e che sono comunque volte a consolidare i contenuti grammaticali facendo, diciamo, questa connessione tra obiettivo comunicativo e struttura della lingua. Anche in questo caso troverete il riferimento alla pagina degli esercizi corrispondenti. Abbiamo cercato di vedere prima il video sul lessico, forse abbiamo più fortuna con il video sulla grammatica. Provo a schiacciare per vedere se effettivamente riusciamo a vedere. Spero di sì. Vediamo. Non so però se riuscite a sentire. Dura comunque 30 secondi, spero. Ecco. Avete visto anche un po' di Barcellona. Allora. Gramma clip. I verbi riflessivi. I verbi riflessivi sono molto usati e si costruiscono così. Si chiama Pino.
sveglia alle 7. Si alza alle 7:15. Li usiamo quando qualcuno compie un'azione su se stesso. Pino si lava. Mi fa la barba. Si lava i denti. Si veste. Osserva bene la differenza. Pino lava il cane. Pino si lava. Ok, benissimo. Sto cercando di uscire. Prima o poi ci riuscirò. Ok. Bene, quindi abbiamo visto questo breve video. Quindi queste piccole pillole di grammatica che possono essere utili e interessanti da utilizzare sia in classe come anche a casa gli studenti per conto proprio. Poi ricordo che c'è la sezione di Guardiamo il video, è un video che è disponibile direttamente dal QR che avete in alto alla pagina ed è disponibile anche sul sito, scusate, sul canale YouTube del sito che trovate insomma nel sito di Casa delle Lingue, in cui vengono proposte attività varie di comprensione, produzione e interazione. Parlavamo della cultura e società, abbiamo questa sezione. No, anche se abbiamo, diciamo, parlato di cultura durante tutta l'unità didattica, però c'è questa sezione dedicata particolarmente ad aspetti socioculturali, sempre a partire da documenti autentici per ampliare o approfondire i contenuti culturali che sono emersi nell'attività e ci sono sempre attività che promuovono la riflessione e la comprensione interculturale. Arriviamo ormai alla fine, alle ultime due pagine. Abbiamo l'attività di Prepariamoci ai compiti, in cui gli studenti possono rimettere in pratica tutte le strutture che sono state e il lessico che sono state studiate nelle altre sezioni. E quindi si prepara in modo specifico per realizzare il compito che troverà nella pagina successiva. Ci sono attività di ascolto e di produzione che appunto raccolgono tutti i contenuti su cui si è lavorato. In questa pagina troviamo anche delle pillole di fonetica, che molto spesso è la grande dimenticata, per fare attività di pronuncia e intonazione. E finalmente la pagina di chiusura che è dedicata ai compiti. Dicevo prima che sono due compiti, un compito collettivo e un compito individuale. Possiamo utilizzarli entrambi, oppure solamente uno, oppure cambiare in un'unità, fare un compito individuale, un compito collettivo, e va in funzione anche delle necessità di ogni insegnante in base al momento in cui diciamo, si trovano, al momento del corso in cui si trova. Quello che è importante è pensare che hanno due obiettivi diversi. Nel compito individuale lo studente mette in moto
tutte le conoscenze, le strategie e le risorse di cui dispone e nel compito collettivo si attivano, oltre alle conoscenze, strategie e risorse, anche la comprensione e l'interazione e la produzione. Poi un esempio delle pagine di esercizi di cui parlavo prima, quindi sono esercizi incentrati sulla grammatica, sul lessico, ma anche di comprensione orale, sono diciamo, pensate per consolidare i contenuti grammaticali e lessicali, e poi il viaggio in Italia in cui vengono presentate le varie regioni. E vengono date delle informazioni su vari aspetti di ogni regione. C'è sempre comunque una proposta di riflessione e approfondimento. Quali sono i punti forti di TAI? Da un lato l'autenticità, cioè sono autentici nel senso che riproducono, come dicevo prima, testi che possono essere sentiti o trovati al di fuori dell'aula. È ludico, grazie a queste attività che avevo indicato prima e che ci sono in tutte le unità didattiche. È inclusivo nel senso che può essere adatto a vari tipi di pubblico. E è attuale in quanto fa riferimento ad attività e temi che sono abituali nelle conversazioni al di fuori dell'aula. È un libro ricco di risorse, abbiamo già visto i video animati di lessico e la grammatica, c'è il diario di apprendimento, ci sono dei test di autovalutazione. Ci sono esempi di prove ufficiali, quiz su contenuti linguistici e culturali dell'unità, schede di fonetica e le letture dei testi. Inoltre ci sono delle risorse digitali scaricabili che potete trovare sul sito della casa editrice. Ci sono anche i testi mappati per esempio, le attività di input rinforzato, itinerari didattici, schede per la didattica a distanza, le schede proiettabili, i glossari in varie lingue e naturalmente audio e video. Vi lascio con alcuni commenti di altri insegnanti. Un collega diceva che la collaborazione attiva tra il nostro team in redazione e gli insegnanti che hanno partecipato a un focus group prima, un pilotaggio poi. È uno dei punti forti che fa notare un collega. È un libro che stimola la conversazione, è un layout nuovo, un design moderno, interattivo rispetto ad altri manuali. Il punto di forza dell'attività finale, il compito, di fatto si tratta di progetti in cui gli studenti mettono in gioco tutta la loro interlingua e non solo gli elementi appresi nel corso. Il punto forte è l'uso di materiali attuali, attraenti e stimolanti. Le istruzioni sono chiare, ben scritte e congeniate. Le attività sono tutte semplici da gestire. È molto divertente, tocca proprio il tipo di argomenti socioculturali che attirano di più i nostri studenti. Per finire vi lascio con gli indirizzi e i numeri di contatto dei consulenti didattici di Macmillan in Brasile. Non credo che sia necessario fare una fotografia, potete ovviamente farla o fare una schermata, no? Una fotografia allo schermo, perché poi Ilaria vi farà avere il video, quindi lo troverete. E avete anche le email o l'indirizzo di Facebook e il sito della Casa delle Lingue se volete contattare con noi in modo particolare con Ilaria. Innanzitutto, e adesso vi metto anche l'indirizzo nella chat, volevo farvi vedere dove potete sul nostro sito trovare tutti i dettagli su DAI, le
Le edizioni che sono disponibili, perché DAI è disponibile in versione semplicemente cartacea, in versione cartacea e digitale, che è questa edizione premium, e anche in un'edizione annotata per docenti, che è sostanzialmente una guida didattica, ma con un formato abbastanza particolare, abbastanza nuovo, perché si tratta un po' sostanzialmente del libro dello studente con di fianco delle due colonne nelle quali spieghiamo agli insegnanti sostanzialmente o diamo consigli agli insegnanti su come utilizzare il manuale. E quindi vi ho messo il link nella chat, dovreste poterlo vedere. Tra l'altro, se entrate nei vari prodotti sul sito, nelle varie pagine, potete poi scaricare, ad esempio, un'unità didattica del manuale. Oppure potete vedere delle presentazioni di DAI che abbiamo già fatto, avere accesso a tutte queste risorse scaricabili di cui vi ha parlato Marilisa nel corso del webinar. Potete anche vedere una preview dell'edizione annotata per docenti. Tutto questo gratuitamente, non è nemmeno necessario che vi registriate sul sito. E potete vedere in anteprima, se entrate nell'edizione premium, il libro digitale, che è quello che io vorrei farvi vedere veramente in 5 minuti, perché anche questo ha un formato abbastanza innovativo. E io suppongo che voi siate abituati ai classici libri digitali, o molti di voi vi conoscono già dal dente, ossia questi libri che sono sostanzialmente, potremmo dire, un PDF sfogliabile con alcuni elementi interattivi. E questo il DAI ce l'ha. Abbiamo, adesso vi sto facendo vedere un'unità degli esercizi, laddove c'è un audio si può riprodurre all'interno del libro, laddove c'è un video si può riprodurre all'interno del libro, e poi si possono fare tutte queste classiche cose del libro digitale, evidenziare, scrivere sul libro, prendere appunti, eccetera. La cosa interessante che per io volevo farvi vedere è che di DAI abbiamo creato anche una versione abbastanza diversa, che è quella in HTML. Che cosa significa HTML? Perché detto così non è che si capisca molto. Allora, sostanzialmente, noi abbiamo preso il libro e l'abbiamo reso completamente interattivo. Perciò voi o i vostri studenti entrate in unità didattiche e quello che potete fare è veramente svolgere sul libro sul libro digitale tutte le attività che si possono svolgere nel libro cartaceo. E dalle attività a risposta chiusa, che Blink Learning corregge automaticamente, alle attività a risposta aperta, perché il vostro studente può scrivere, addirittura aggiungere un file, un allegato nelle attività a risposta aperta e inviarvi la risposta. E quando si tratta di una produzione orale, lo studente può registrare la produzione orale e inviarla all'insegnante. Appunto, questa è una novità che abbiamo introdotto solo con il DAI, che può essere molto comoda naturalmente se voi fate lezione a distanza, ma perché no, anche se in realtà fate lezione in presenza e magari avete degli studenti che frequentano ma non possono sempre venire a lezione, perciò può essere molto comodo che voi gli assegnate questi compiti e che possiate vedere che cosa hanno fatto di questi compiti, come li hanno svolti, se li hanno svolti, tutte possibilità che alla fine non abbiamo se usiamo un libro unicamente cartaceo, perché dobbiamo un po' fidarci molto spesso del fatto che gli studenti abbiano fatto i compiti, magari li correggiamo in classe, ma li correggiamo di fretta, non possiamo naturalmente vedere quello che ha fatto ognuno di loro, a meno che non ci debbano proprio consegnare qualcosa. Insomma, un certo numero di vantaggi. E già che ci sono, perché nel libro abbiamo messo tutte queste risorse extra che vi ha citato Marilisa, i video di grammatica, i video di lessico, tutte queste risorse per l'insegnante, come i test di verifica, le schede per la didattica a distanza, eccetera, ma soprattutto anche la versione ebook di questa guida, di questa edizione annotata per docenti. Ne approfitto così, faccio vedere il formato. Appunto, esiste in formato cartaceo, qua l'abbiamo digitalizzata. E come vi diceva Marilisa, come dicevo prima, è molto interessante perché abbiamo le pagine del libro dello studente riprodotte così come sono, ma con gli esercizi a risposta chiusa risolti. Normalmente risolti all'interno dell'esercizio o laddove, non, proprio per ragioni di grafica, non era possibile risolvere all'interno nelle colonne laterali. E nelle colonne laterali, appunto, ci sono anche tutte le indicazioni per svolgere le attività del manuale. Tra l'altro ci sono delle attività ludiche extra che abbiamo aggiunto in questa guida che non sono presenti nel libro, ci sono delle schede proiettabili extra che contengono giochi, eccetera, che potete usare in classe.
Perciò in realtà questo libro digitale è veramente una risorsa molto molto completa. Questo volevo farvi vedere e appunto potete vederlo in anteprima, già solo se andate sul nostro sito nel link che vi ho scritto nella chat, perciò io vi consiglio di darci un'occhiata. E Marilisa vi aveva condiviso questa diapositiva con i contatti di Macmillan. Perché potete poi chiedere a loro se dovesse interessarvi, se stesse pensando di adottare il manuale, una copia saggio che può essere digitale o che può essere cartacea, e loro ve la faranno avere. E potete, credo che molti di voi conoscano già Renata, Fernando e Adriana, che vi conosco e so che siete in contatto con loro. E appunto, se questo manuale vi è sembrato interessante, sentitevi pure liberi di contattarli e di chiedergli una copia saggio cartacea o digitale. Io direi che abbiamo fatto un po' di corsa, ma appunto non vorrei trattenervi oltre l'ora che ci eravamo prefissati, però se avete ancora qualche domanda da fare nella chat o nella sezione di domande e risposte, ovviamente siamo qua, fate pure. Se no, già che ci sono, vi scrivo nella chat anche il mio indirizzo email. Potete scrivere a me anche se avete domande sulla presentazione, sull'approccio che ha fatto Marilisa, e poi io le posso rinviare i vostri messaggi. Grazie per i complimenti, Patrizia. Ci fa piacere sapere che vi è piaciuto partecipare al webinar. La versione digitale ha una scadenza? Sì, la versione digitale ha sempre una durata, noi diciamo di 12 mesi, in realtà sono 14 per permettere agli studenti in realtà di magari finire l'anno scolastico con calma, voi insegnanti, se avete lasciato fuori qualche unità, poterle fare nell'anno successivo, però sì, durano sempre 14 mesi, purtroppo questa è un po' la politica del blink learning, e non vendono dei codici senza scadenza e noi sostanzialmente compriamo da loro i codici che poi inseriamo nei libri digitali. Quello che invece posso dirvi è che per l'insegnante che adotta il manuale, noi ogni anno rinnoviamo gratuitamente il suo codice insegnante. E Leonardo, no, per questo manuale non abbiamo creato il dizionario visivo. L'avevamo creato nell'Aldente perché mancava un po' questa pagina invece di riassunto lessicale. C'erano queste due pagine, soprattutto di attività legate al lessico, mancava un po' la pagina di riassunto lessicale che invece nel DAI abbiamo inserito. E di fatto, suppongo che tu mi chieda il dizionario visivo perché conosci già quello dell'Aldente, ci sono alcune unità nelle quali si può riutilizzare almeno parzialmente il dizionario visivo dell'Aldente, volendo. Prego, figurati. Va bene, allora io se siete d'accordo chiuderei il webinar. La mia mail ce l'avete, ripeto per quelli che si sono collegati un po' più tardi, che manderemo un certificato di partecipazione, non di iscrizione questa volta. Ci metterà qualche giorno ad arrivare perché abbiamo bisogno di sincronizzare tutti i dati raccolti da una parte e dall'altra. E lo riceverete all'indirizzo email con il quale vi siete iscritti al webinar e insieme al certificato vi manderemo anche come sempre il famoso questionario per sapere come è andato il webinar e già immediatamente la registrazione e le slide dove appunto dicevo tra le altre cose ci sono anche i contatti per coloro che non li avessero ancora i dei nostri consulenti didattici di Macmillan suddivisi per zone del Brasile. E quindi grazie mille per essere stati con noi e buon pomeriggio o buonanotte a seconda di dove vi trovate. E ci rivediamo nei prossimi webinar. Grazie Marilisa. Ciao!